Eccoci qui, io sono Francesco Borgonovo, questo è sempre Orso Bruno. Stavamo parlando di quello che c'è alle mie spalle. Oggi vedete, pur con il grigio, con un po' di nebbia, la stazione di Milano, però che è un clima molto milanese, insomma, anche quasi tradizionale e quasi natalizio. Stavamo parlando di immigrazione perché la quotidianità dell'immigrazione per tanti, almeno per me è così e per tante persone che passano in questi dintorni, il primo approccio con l'immigrazione è quello di vedere persone che stanno abbandonate a se stesse sulla strada a dormire in condizioni pessime, oppure che si ritrovano in stazione e poi vanno a lavorare delle volte, insomma, in maniera illegale, mettiamola così, o comunque un po' al limite delle regole, come rider, se ne vedono tanti che stanno in stazione centrale a Milano. Dormono in qualche modo lì per terra, poi hanno lo zaino per fare le consegne. E poi ci sono tantissime persone appunto che invece vivono proprio come homeless per strada in condizioni di estremo disagio e veramente sgradevoli e disumane per loro. Questo è il prodotto dell'immigrazione di massa. È un prodotto, non è secondario, è un prodotto con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni, con cui le persone fanno i conti tutti i giorni, ci fanno i conti soprattutto ovviamente questi migranti e il mio pensiero andava vedendo per l'ennesima volta questa mattina dovendo passare fra queste persone che dormono o vivono in mezzo all'immondizia, perché questo è quando abbiamo iniziato questa puntata, io avevo un po' in sottofondo dalle finestre per quanto insomma i vetri siano robusti e sia lontano il rumore, no, dell'AMSA, della nettezza urbana che raccoglie tutte le mattine i resti della notte precedente, vi assicuro che è uno spettacolo orrendo, io non lo filmo anche perché ci sono delle persone insomma lì di cui mi interessa poi preservare la dignità, però avete preso in mente perché lo vedete in tante città italiane. E poi dopo aver visto questo, no, mentre mi preparavo per la registrazione, sentivo le notizie, leggevo sui giornali le notizie relative al Qatar Gate, cosiddetto, anche se è coinvolto pure il Marocco, e all'ONG di Antonio Panzeri Fight Impunity, che viene considerata, no, da delle autorità che stanno indagando una sorta di centrale di riciclaggio di soldi che dovevano andare a beneficio di politici, giornalisti e altri per oliare un po' la macchina, no? E per questa ONG, con questa ONG lavorava Dimitris Avramopoulos, ex commissario europeo all'immigrazione, che avrebbe preso 60.000 euro da Fight Impunity. Ora, li ha presi in maniera dichiarata questi soldi, però ovviamente il dubbio che sapesse qualcosa di tutta questa attività c'è, c'è il dubbio che anche lui, insomma, in qualche maniera fosse legato a questi interessi, no, che la ONG difendeva per tramite di Panzeri, il quale poi orientava, pare, il voto di tutti sulle questioni legate al Qatar. E nella orbita di queste ONG e di Panzeri c'era anche un altro signore che si è molto occupato di immigrazione, Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, no? Con il Fiction, anche quella con Sergio Castellitto, se vi ricordate, libri, interventi, interviste, celebrazioni ovunque. Ecco, e a me fa molta rabbia pensare che queste sono persone che hanno, da un lato, come Avramopoulos, si sono proprio occupate di gestire la migrazione a livello europeo. Oggi siamo qui in questi giorni a discutere, no, di come comportarci con le ONG, che sono solo una piccola parte del problema. Se i migranti che recuperano debbono essere gestiti da Dublino, no, secondo le regole di Dublino, dal paese di sbarco oppure dal paese di bandiera. L'idea di imporre il fatto che siano gestite dal paese di bandiera mi sembra un'ottima idea, però non risolve il problema, perché poi se non vengono qui vanno da un'altra parte, il traffico di esseri umani prosegue, il sistema migratorio ai danni dell'Europa e degli stessi migranti continua a stare in piedi, quindi non. Sì, è ovviamente un beneficio per noi, però la grande macchina, la mega macchina dell'immigrazione di massa continua a funzionare. E qui ci sono persone appunto che facevano parte di questo giro che hanno deciso, hanno spinto per l'accoglienza, facevano anche molto la morale, no? Quando l'Italia rifiutava gli ingressi, penso a Bartolo, Bartolo, che ovviamente ha un ruolo diverso rispetto a Avramopoulos, lavorava il figlio di Bartolo in Fight Impunity. Bartolo a un certo punto
presenta un emendamento sul Qatar dopo che la mozione voluta da Panzeri è stata respinta. Anche lì non è detto che ci sia corruzione, magari c'è solo, come dire, obbedienza agli ordini di partito oppure alla corrente, sappiamo come funziona la politica, però che persone nel giro di questa ONG, in fondo corrotta, marcia, poi partecipassero alle decisioni sull'immigrazione e partecipassero anche al dibattito. No? Perché poi è questo, cioè noi siamo stati influenzati tantissimo, il dibattito pubblico è stato regolato da queste persone. Bartolo è stato portato come un modello, no? Una figurina della retorica migratoria, cioè era no? Il medico eroe di Lampedusa, i lampedusani, i cittadini eroici, ecco, questo era il punto. Questo è stato il nostro dibattito in tutti questi in questi anni, regolato così da persone che avevano poi o dei secondi fini oppure facevano capo a delle correnti di pensiero, insomma, un po' discutibili. È il risultato delle politiche che questi signori hanno avallato. Noi l'abbiamo sentito quando siamo stati attaccati, no? Alcuni di noi accusati di razzismo, di fascismo, perché appunto si opponevano all'immigrazione di massa. Ma poi i risultati li vediamo quotidianamente. Io li vedo quotidianamente alla mattina quando arrivo al lavoro e devo fare così, devo passare in questa specie di distesa umana terribile, terribile, di persone che stanno in mezzo ai cartoni di vino con un odore terrificante perché poi ovviamente fanno i bisogni intorno al luogo dove stanno, con resti di cibo lasciati per terra, e ogni mattina arriva questo furgoncino della nettezza urbana a falsare le persone e poi passa sotto il porticato e pulisce tutto perché, insomma, pulire pezzo per pezzo sarebbe troppo impegnativo con la scopa. Delle volte gli stessi migranti partecipano, buttano con una scopa di lastica, buttano tutti i resti, no, della serata un po' più avanti, appena fuori dal portico, e poi passa questo camion che li tira su, li aspira, insomma. E questa però è una situazione terrificante, cioè è diventato quasi strutturale, no? Che ci siano persone che possono vivere, tra l'altro, nel pieno, nel cuore di una città dove arrivano i turisti, dove arriva chi viene per lavorare, e possono vivere così, in questa maniera. Sono tanti, sono decine e decine di persone che poi cambiano, altre le vediamo quotidianamente, insomma, dedicarsi ad attività criminali o drogarsi o bere. E ripeto, il problema non è che diano fastidio all'arredo urbano, non è una questione di decoro, di fatto che diano fastidio, no, perché sono molesti. C'è anche questa parte, no? C'è qualcuno che viene aggredito, ci sono fatti di violenza, ci sono furti, ci sono cose molto sgradevoli per le persone, però c'è anche proprio, poi a monte sì, una questione di umanità. E questi moralisti erano quelli che la mettevano sull'umanità, dicevano: uomini e no, no, sono umani quelli che accolgono, sono disumani quelli che non vogliono i migranti. C'erano la copertina dell'Espresso, ricordiamoci, con Soumahoro, appunto, no? Si utilizzava. E questi discorsi rimbalzavano in sede europea. Io a Bartolo li ho sentiti fare quando mi sono confrontato con lui, o Bartolo, adesso mi viene in mente che forse lo chiamavano così, io dico Bartolo, ma forse è Bartolo. Comunque il succo non cambia, insomma, invertendo gli accenti. Il ragionamento è sempre lo stesso. Ci hanno fatto la morale e facevano capo in qualche maniera, anche solo politicamente, non penalmente. A me dei risvolti penali non mi interessa, mi interessano i risvolti politici. Facevano capo a questo sistema orrendo che causa la morte, il degrado di migliaia, migliaia, migliaia di persone, destabilizza le nazioni. Io penso che, non credo che sia giusto che questa legislatura europea vada avanti, ma soprattutto credo che ci sia tutto un sistema da ripensare. Oggi abbiamo davanti agli occhi la realtà di questo sistema. Fare finta di nulla e non modificare nulla sarebbe uno dei più grandi errori di ogni tempo.